Sì, noi siamo questi perché alla fine riusciamo anche a ribaltare le partite e sicuramente a non mollare mai. Oggi è iniziata bene la partita, poi abbiamo un po' accusato il ritorno del Lanciano, hanno avuto diverse occasioni, le hanno sfruttate anche bene, però al secondo tempo penso che abbiamo ritrovato la tranquillità, ci siamo messi là con pazienza, abbiamo trovato la via del gol e penso che alla fine sia un pareggio giusto e importantissimo perché fuori casa venivamo da un periodo che purtroppo non riuscivamo a portare mai a casa punti e oggi ci siamo riusciti, siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada. Sicuramente il primo tempo ci hanno aggredito molto, il mister poi tra il primo e il secondo tempo ha cambiato qualcosa, ha messo il centrocampo a tre, abbiamo trovato un po' più gioco, loro si sono un po' abbassati, noi penso che siamo usciti alla grande. E piano piano, come ti ho detto prima, siamo riusciti ad ottenere un pareggio importantissimo. Allora, fammi capire all'inizio il 4-4-1 a che cosa deve servire? Contenere, ripartire in contropiede? No, dovevamo forse avere un po' più coraggio a giocare la palla e forse non l'abbiamo avuto perché abbiamo perso purtroppo tanti palloni e loro sull'onda dell'entusiasmo ci hanno messo in difficoltà, quindi magari un po' più di tranquillità e un po' più di personalità anche da parte nostra poteva far andare il primo tempo in maniera diversa, però l'importante è stata anche la reazione, che quella penso sia fondamentale. Per te 59esima partita consecutiva con la maglia del Trapani, però oggi è seconda ammonizione. Adesso devi fare il bravo perché altrimenti terza, devi fare il bravo perché altrimenti interrompi un record incredibile. No, vabbè, quello non importa, ci sono altri miei compagni sicuramente pronti. L'importante è portare a casa punti come lo è stato oggi, quella è la cosa fondamentale, quindi pensiamo a quello che è la cosa più importante. Sì, sicuramente abbiamo trovato il gol subito, quindi quella era la nota positiva che poteva giocarci a nostro favore, però purtroppo abbiamo subito un 1-2 velocissimo che ci ha un po' spiazzato. Poi è arrivato il fine primo tempo dove ci siamo riusciti un po' a riordinarci le idee e siamo tornati in campo con la mentalità di una grande squadra, di una squadra che non si abbatte mai, di una squadra che sapeva di poter portare a casa un punto o anche la vittoria. Abbiamo rischiato pochissimo nel secondo tempo, le uniche occasioni che hanno avuto sono state su palle inattive che, come abbiamo fatto con noi, sono pericolose anche loro, quindi niente, ci teniamo stretti questo punto, che soprattutto fuori casa, perché sapevamo che era molto difficile, e andiamo avanti. Adesso ci concentriamo per la prossima partita. Nel primo tempo forse ci siamo preoccupati un po' troppo di loro perché avevamo un po' di difficoltà quando si allargavano le loro mezzali perché lasciavamo un buco in mezzo, quindi eravamo molto distanti da Maurizio e tanti palloni sono filtrati soprattutto nella zona centrale. Nel secondo tempo il mister ci ha riordinato in campo, ci ha messo a tre ognuno di noi aveva il proprio punto di riferimento e anche loro hanno iniziato a preoccuparsi dei nostri inserimenti e quindi loro si sono abbassati tanto e noi abbiamo iniziato a giocare come sappiamo. E inizialmente perché la scelta di giocare a due a centrocampo e centrale? Ma perché sapevamo che potevamo fare male anche a due, soprattutto con i due esterni Nadarevic e Basso, che nell'uno contro uno, soprattutto contro i loro terzini, sai, se la giocano sempre. Quindi puntavamo tanto, li abbiamo serviti poco, quindi loro sono stati molto fuori dal gioco. Però la nostra idea era quella là di puntare forte sugli esterni e fare soprattutto il 2 contro 1 con Nadarevic e Rizzato e Basso e Pavel. Oggi quanto gli dati in voto in pagella, Nino? Ma io non mi do voto, Lo diamo a noi l'importante 7. no, il Trapani, l'importante è che abbiamo portato un punto a casa, muoviamo la classifica e adesso da domani ripartiamo per la partita di venerdì sera col Perugia. No, no, io non ho avuto problemi. Io fin dall'inizio sono stato a disposizione del mister, quindi non c'è nessun tipo di problema. La squadra sta facendo bene, siamo tutti validi, uno vale l'altro, quindi si è visto pure domenica chi è entrato, 2 settimane fa chi è entrato, che ha fatto sempre la differenza. L'importante è farsi trovare pronti. Siamo un gruppo molto unito che va tanto d'accordo e cerchiamo di continuare su questa strada, poi alla fine tireremo i conti. È stato un gol importante, è inutile nasconderlo. E diciamo che secondo me è stato importante come quello di sabato scorso. Anche se l'altro sabato abbiamo vinto, oggi abbiamo portato un punto su un campo difficilissimo, su una squadra ben organizzata che ha giocato un gran calcio. Noi penso che abbiamo risposto colpo su colpo. Sia stata una delle partite più belle del campionato. Abbiamo fatto veramente una gran partita. D'altronde quando giochiamo noi sono tutte belle, sono ricche di gol purtroppo. Ci si diverte. Però ci si diverte.
Senti, primo tempo avete sofferto questa velocità, questa reattività del Lanciano, poi qualche aggiustamento tattico in mezzo al campo nel secondo tempo, vi ha visto giocare in maniera meno rischiosa, più compatta, siete stati più incisivi lì in avanti dove nel primo tempo viceversa eravate stati un po' assenti. Diciamo che abbiamo iniziato col nostro 4-4-2 che ci accompagna da diversi anni, accompagna anche il mister e chi era qui prima di me. Però credo che in queste settimane abbiamo dimostrato, abbiamo fatto tanti punti guardando anche quello che il cambio modulo. Credo che il 4-3-3 per gli uomini che abbiamo a disposizione ora e per quelli che siamo sia un modulo adattissimo. Nel secondo tempo ci siamo messi 4-3-3 e credo che ce la siamo giocata benissimo. Il primo tempo siamo partiti, nonostante questo, siamo partiti bene anche col 4-4-2. Il problema è che abbiamo fatto troppo presto, secondo me, e ci siamo abbassati, ci siamo nascosti, non abbiamo più giocato. Avevamo il possesso della palla e scappavamo. Un po' non siamo abituati, purtroppo è inutile nasconderci, ma bisogna dirlo, non siamo abituati ai campi in erba, perché noi siamo abituati al sintetico, è un campo totalmente diverso. È vero che in casa magari ci agevola perché gli altri che vengono fanno fatica, però è pur vero che ogni volta che andiamo fuori casa noi facciamo il doppio della fatica degli altri. Non siamo abituati né sul rimbalzo né alla velocità e su tante cose, però detto questo non significa che se abbiamo palla ci dobbiamo nascondere, dobbiamo avere coraggio. Il calcio è fatto anche di coraggio e di responsabilità. Io forse ne so qualcosa, me ne prendo pure troppe. Però credo che a calcio bisogna giocarci. Se vogliamo spettacolo e vogliamo giocare, bisogna costruire. Noi non siamo una squadra che può calciare da dietro, salire e sperare che teniamo la palla, perché non è così. L'abbiamo fatto, ma perché abbiamo fatto di necessità virtù. Infatti nel primo tempo non funzionava tanto sta tattica. Non funzionava perché non è nelle nostre corde. Non siamo una squadra costruita così. Siamo una squadra per giocare palla a terra, veloce. Però ti ripeto, per giocare così bisogna prendersi anche dei rischi. Intanto bisogna fare un dribbling in più, appoggiarsi, andare senza palla, correre senza palla. E l'abbiamo fatto solo il secondo tempo. Posso fare una notazione personale? Un Cristian Terlizzi diverso dallo scorso anno, proprio l'episodio dell'anno scorso qui a Lanciano, lo ricordi? Quest'anno un Cristian Terlizzi pratico, come si deve giocare in Serie B, ma anche molto presente a se stesso. Me devo io solo stacco del pareggio. Completo la riflessione, così sei, poi rispondi come vuoi. Non è che alle soglie della pensione stai mettendo la testa a posto. La battuta te la posso fare. Certo, la pensione la prendo fra 3 anni. Ancora voglio giocare altri 3 anni, finché il fisico me lo consente, e soprattutto la testa, che finché ho quella. Io lo dico sempre, finché mi arrabbio significa che ci tengo. Quando smetto di incavolarmi, anche se molti mi criticano perché mi arrabbio troppo, ma quella è la mia forza. Quando smetto di arrabbiarmi vuol dire che è ora che devo smettere di giocare a calcio. E io sono diverso, non è che sono diverso, l'anno scorso l'ho spiegato, io sono arrivato, pesavo 93 kg, non ho fatto mai la preparazione, mi sono messo in rotaggio, credo che poi il girone di ritorno ho fatto qualcosina in più, anche perché poi è normale che conosci una squadra nuova, ti devi inserire in questo gruppo storico che c'era. Quest'anno ho fatto la preparazione, ho fatto tutto, ho iniziato dal primo minuto a giocare, peso 4 kg di meno. E quindi credo che poi ho imparato anche a conoscere i compagni di più. E so quando devo buttarla, prima magari rischiavo troppo perché venendo da categorie superiori e ti piace giocare, no? Siamo lì, per forza, non è possiamo andare da un'altra parte, vi aspettiamo. Chiedo ai tifosi, come hanno fatto fino adesso, che è un momento importante per noi, di starci vicino e di incoraggiarci come hanno fatto finora, anche perché sappiamo che loro in casa per noi fanno la differenza, soprattutto la curva, e quindi credo che sia un modo per festeggiare tutti insieme.